Siamo passati da Jumanji ad Avatar. Comunque bisogna farsi il culo, per questa frutta degli dèi. Oh, porca troia. Welcome to the Jungle Game. Buenos dias, raga, e benvenuti purtroppo all'ultimo video dal Venezuela. Quest'oggi faremo un'altra escursione. Ci stiamo già dirigendo verso il monte perché oggi entreremo in una giungla e sarà l'escursione più lunga che avremo fatto in queste due settimane. Perché sì, ci stiamo per addentrare sopra uno di quei monti là. Anche oggi Capitan Gaetano è pronto. Pronti? Sei pronto? Andiamo. E allora, signor capitano, dove se va? L'escursione che facciamo oggi si chiama proprio la frutta degli dèi. Tutto il percorso che faremo oggi attraverso questa montagna, ci sono proprio tutte le piante tropicali che crescono naturalmente qua nelle zone tropicali, nelle zone del Sud America. Come nella prima escursione, alle Miniere d'Oro, abbiamo assaggiato quattro frutte diverse che non ho mai assaggiato in vita mia. Qua però ce ne sono molte di più, qua è proprio concentrato. Crescono naturalmente, non sono coltivate. Ci sono avocado, mamei, piante di cacao, vedremo piante di cacao proprio con la fava di cacao. Beh, ecco, questa neanche l'ho mai vista. Noi siamo a mangiare cioccolato su cioccolato, ma effettivamente da dove arriva la cioccolata? Sì, ci sono vari animali, scoiattoli proprio di qua, scimmie tipo cappuccini, quelle piccoline, non gli scimmie. Ma rubano? No, dobbiamo però fare silenzio, sicuramente le vediamo, hai visto? Se abbiamo qualche frutta, quelle scendono e se le prendono dalle mani. E allora, raga, oggi si vola in cima alla montagna in mezzo alla giungla per vedere un sacco di roba nuova. Wow! E anche oggi tutti belli equipaggiati, olè! E si vola all'avventura. Sandra, come stai? Tutto bene, tu come stai? Bien, tutto bien, lo dico adesso anche perché fra un quarto d'ora il sole inizierà a dare le mazzate fra capo e collo qua dietro. Già lo sto iniziando a sentire, ci siamo svegliati anche stamattina alle 6. Adesso saranno circa le 9 del mattino perché tra una cosa e l'altra bisogna arrivare sempre fino in cima alla giungla. E abbiamo già trovato un nuovo frutto che si chiama Anon. Solo che Anon, come dice Gaetano, Anon, azzi. Amam, ufrate. Ufrate non è ancora maturo, però sembra una pigna, raga. Ma niente, non è abbastanza maturo, se no lo assaggiavamo già. Anche oggi sarà un cammino spirituale perché se si sta in silenzio si può sentire un sacco di cinguettii diversi e giusto il rumore della natura, delle foglie che sbattono contro il vento. Prima Gaetano ha omesso un animale molto importante che potremmo trovare. Vabbè, a parte i soliti serpenti che però per fortuna non abbiamo ancora avuto modo di vedere. Oltre alle scimmiette carine, cappuccine, tutto quello che vuoi, in questa escursione un po' di tempo fa hanno trovato anche il ragno banana. Che voi direte, che nome stupido, ragno banana. Si chiama così perché si trova proprio nei caschi delle banane. Ed è un ragno che è molto 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 velenoso. Diciamo che la parte dietro, non quelle delle zampe, insomma il dorso, che solitamente è la parte più grande del ragno, è appunto di colore giallo e si confonde appunto tra le banane. E infatti, come potete vedere, anche oggi a costo di soffrire con il caldo ci siamo vestiti tutti intero perché non voglio fare la conoscenza per forza di tutti gli animali della zona. Come si chiama questa? Siruela. È muy dulce? Yes. È un po' marciozza, però l'ho comunque addentata. Questo è il dentro, anche questo è abbastanza dolce, ma è più nocciolo che polpa. Stiamo entrando in dei tunnel naturali fatti dagli alberi, purtroppo pochi quest'oggi. Sento che l'ombra sarà su in cima, come al solito. Però non posso neanche guardare troppo sopra perché qua inizia a diventare tutto un po' roccioso. Bisogna iniziare a salire veramente. Sandra, quanta horas camminar por la cima? 6 hours. Como? Yes. 6 hours, lei lo dice col sorriso. Facile. Ma este è uno Starbucks aquí? È in costruzione. Che hai trovato, Sandra? Limoncillo. Limoncillo. È il gusto del limone? No. Ok. Aspro. Sì, aspro come il limone. Però non sa di limone. È un quarto d'ora che camminiamo, com'è possibile? Aquaman si è palesato anche oggi. Ma comunque, cioè oggi, cioè è veramente in mezzo alla giungla. Cioè questa è difficoltà livello 10. Però almeno non ci sono i cactus. Ho detto una cazzata. I bastardi nascono anche qua. Cioè queste bastarde si infilano sotto la suola. Pungono così sotto al piede, capito? Cioè infime bastarde che si attaccano. Comunque bisogna farsi il culo, per questa frutta degli dèi. E guarda qua, sto sudando da qualsiasi parte. E la madonna, quanto è grande. Ok, benissimo. Stavo amoreggiando con la mia pianta del piede. Si può ripartire, non sarà una spina di cactus che ci fermerà per gustare tutta questa frutta degli dèi. Queste piante hanno una fottuta mancanza di affetto. Ti vogliono tutte accoccolarsi a te. Via, si inizia ad intravedere un po' di paesaggio. È un attimo che ti godi il panorama, ma devi stare attento quando cammini qua, che ci sono tutte le piante, quelle che si aggrappano a te. Ah, fanno malissimo. In realtà questa volta l'hai sgravata proprio. Sono felice di rimanere sull'isola. Ogni escursione che facciamo è sempre più difficile. Devo prendere una pausa. Non vorrei andare via, ma è meglio che prendo una pausa perché stiamo esagerando. Welcome to the Jungle Games. Tradotto significa chi sarà il primo a schiattare. Credo sia la prima volta, raga, che mi sudano i capelli. Sandra, si chiama? C'è un serpente. È svelenoso. No.
No, velenoso. Oh, porca troia. Incredibile. Ciao, bello. Che passa? And she's looking us for that. Vuoi dire il nombre del... Boa. È un boa? Boa. È un piccolo boa. Species, but it's a boa. Pensate quanto è difficile vederlo semplicemente camminando così. Ciao, piccolo boa. Non ci vedremo quando sarai più grande. Porco due. La ragnatela. Ho capito, guarda che ci stavo sbattendo la testa. Wow, ma che è sto ragno? Ma ha tipo gli spuntoni. E qua sembrava che ci fosse un vaso e invece tutta questa pianta qua è una pianta parassita, dice Gaetano. Cioè, è stata attaccata a un ramo. Qua abbiamo Sun Sun. Come si chiama quella pianta parassita? Epifita. Epifita. Una planta cresce sopra un árbol o sopra un'altra pianta, se le denomina epifita. E questa è della famiglia delle bromelias. Grazie. Come vi stavo dicendo prima, questa missione è difficilissima. Oltre al caldo, gli animali che puoi trovare così attaccati alla tua testa, o guardi giù o guardi su, non riesci a guardare tutto. È un vero percorso botanico. Mancano solo i cartelli innestati con i nomi delle piante, che ogni metro ce n'è una diversa. Ma il bello è che la guida ci ha detto: ma sì, potete venire anche con i pantaloncini corti. Cazzo. Sì, però è incredibile. Cioè, come al solito io sono in ritardo, gli altri sono già lassù in cima. Cioè, ma che posti stiamo vedendo. Completa giungla. Sempre in mezzo alle piante. Io sto continuando a sciogliermi. Ah, ok, lì c'è una lizard. Un certo lozzo. Guardate, raga, ci sono i prati che fanno la ola. Quelle isole che si vedono qua dietro questa montagna, quelle in fondo in mezzo al mare? Sì, quelle sono 8 isole. Si chiamano Los Frailes. È un altro arcipelago che fa sempre parte di Margarita. Sta la barriera corallina. Ah, sono disabitate? Sì. Bello il sole, ma nuvola, vieni qui. Vieni qui. Quale animale grosso si può trovare qui? A chi? Monos, ardiglia. Ok, praticamente mi ha confermato che sopra si trovano serpenti, ragni, scimmie, cicale, possibilità di cinghiali selvatici, non sono proprio cinghiali ma qualcosa di simile. Vabbè, una varietà di uccelli e sicuramente anche un cadavere. Io. E qua abbiamo trovato anche la casa con l'orticello di una persona. Qua coltiva le zucche, ha le sue galline, vorrebbe abitare qua dentro. Un po' non sbatti arrivare qua, però cazzo, si sveglia con questa vista tutte le mattine. Non ce lo faccio un pensiero, però... Cos'è sto rumore? C'è uno che sta suonando tipo con un flauto, una tromba. Para comunicarsi. Parlano fra persone del luogo? È una conchiglia? Sì, è una conchiglia. Ah, hanno avvisato che ci stiamo noi? Stiamo noi. Ah. C'è un cecchino, raga. Qualcuno ci ha visto da là e ci sta avvisando che stiamo passando le persone. Vedete che bellino? È l'uccellino più piccolo del mondo. Il colibrì, fa Pinocchio, guardate che becco lungo ha. Mi nome di guida è Sun Sun. Ok. Sun Sun è uno dei nomi comuni con i quali si conoscono i colibrì, le avesi. Il nome del colibrì, ok. Esatto. In alcune isole del Caribe. Hay unas leyendas en el continente americano che si vede un colibrì. Se vedi un colibrì, va a essere un día feliz o de suerte. Se por vedi un colibrì durante il giorno, passerà un giorno felice e. Di fortuna, fortunato. Ah. Un giorno fortunato. Por eso hoy viste un colibrì, hoy va a essere un buen día para ti. Più fortunati così adesso. Ah, ma io non l'avevo vista l'altra parte della casa. Siamo nel giardino di qualcun altro comunque. Qua altri fiori, altre piante. Qua sotto non so che pianta sia quella, ma potrebbe essere una cipolla. Qua c'è il basilico. C'è anche la maca. E questa è l'altra parte che si vede della casa. Cioè, c'è doppia vista. E niente, il tipo c'ha anche il banano. Però dobbiamo proseguire perché la frutta degli dei ci aspetta. Come si chiama? Ceresita de Monte. Ciliegia di montagna. Sarà buona questa? Leggermente aspra, però mangiabile. Con due semi dentro. Abbiamo trovato un'altra casa. C'è una comunità qua. Pazzesco. Speriamo che questa non sia la vasca. Deficita un po', eh. Sentite quante cicale ci sono. Credo di essere per la prima volta nella giungla vera. Stiamo passando sempre sotto gallerie di alberi naturali che ci danno un po' di ombra, per fortuna. Credo di non aver mai tenuto gli occhi così aperti per vedere ci sta qualcosa che mi può saltare addosso. Stanno ancora comunicando con le conchiglie. Azzi, portami dell'acqua, gli avrà detto. Cos'è questo che t'ha? Questo è il fiore dell'albero del Copei, che sarebbe quest'albero qua, che lo chiamano anche albero che cammina, perché vedi, lancia queste radici aeree. Okay. Ah, e quindi si impiantano poi giù? Si impianta e cammina, si muove, si espande, colonizza vari posti nella foresta. E questa parte al centro, senti, già c'è un bel profumo, senti il profumo pure, lo puoi pure usare, non lo toccare però. Non salo solo, senza toccarlo. Non faccio domande. Allora, ricorda qualcosa, forse è suggestivo perché sembra una di quelle cose che sta dentro le castagne. È duro, se lo non lo toccare, è meglio di no perché è super adesivo. Ah, è una colla? È una colla, okay. Che utilizzavano gli indigeni attaccare le frecce, la punta alle frecce, e anche per utilizzare come, diciamo, adesivo per il veleno sulle punte. Pazzesco, quindi se la tocco mi rimane incollata? Sì. Voglio provare. Prova qua, prova a prendere su una punta, su una foglia.
Oh, una big bubble. Ok, se lo tocchi, se lo tieni sui lati, se non tocchi il giallo lo puoi tenere. Hai visto che abbiamo trovato il boss stick naturale? Ecco come hanno costruito a casa. Questi che abbiamo appena visto. Quindi cos'è questo? Questa è una cicala, è la muta di una cicala, è la pelle vecchia prima dello stadio finale. Cioè praticamente è come i serpenti. Ma cosa fa la cicala? Vive anni pure. Ci sono cicale che vivono anni nel sottosuolo, in okay. stadio larvale. Dopo dipende, un anno, tre anni, ci sono anche quelle che durano 10-20 anni. Escono fuori, cambiano, fanno la muta, lasciano l'esoscheletro primordiale, fanno la muta finale. Questa qua che senti che cantano è il loro stadio finale. Possono durare 2-3 mesi, poi muoiono. Questi sono i canti dei maschi che cercano di attirare le femmine. E dopo l'accoppiamento sono morte. Le cicale le puoi trovare anche fatte completamente a pezzi, perché questo rumore che fanno sbattendo le ali le consuma. Si consumano in amore. Si consumano. Per amore, guarda che succede sempre. Bella vita, la vita della cicala. Si accoppia comunque più di me. Stiamo continuando e guardate quanto è cambiata la vegetazione rispetto a prima. Cioè più stiamo salendo e più entriamo nella giungla vera. Avatar. Siamo passati da Jumanji ad Avatar. Qua siamo veramente ai limiti dell'incredibile, ai limiti dell'evoluto. Semi cheat. E questo è quello che vedo nei miei occhi, sempre in POV, per farvi capire un attimino di strada qua com'è. E tra l'altro sì, qua si inizia anche a scivolare. Finiremo anche questa missione, raga. La faremo. Altre piante parassita che si attaccano come se fossero vasi. Guardate, cioè, pare che ce l'hanno prese da sotto e le hanno appioppate lì, ma in realtà crescono proprio così. Questo è un albero caduto che bisogna sorpassare. Tra il terreno che è scivoloso, alberi caduti, animali. È tutto caduto qua. I videogiochi me l'hanno insegnato. Si scivola così. Si drifta anche nel fango. Mi viene da ridere, raga, è sempre più difficile. Comunque stiamo ridendo e scherzando, ma bisogna anche un attimino fermarsi, prendere dei bei respiri, perché sembra una cazzata. Io me la vloggo ridendo insieme a voi, ma è bella tosta, è bella in salita. Non sembra, ma ogni passo si scivola se non impunti bene il piede. Sandra, quanto manca? Maybe 4 hours. Ah, io? Lo stai dicendo a me che la voglio fare sta avventura? Sei tu che mi hai portato qua? Appena sentito 4 ore Gaetano, mi sto imprecare in napoletano. Qua gli insetti non ti capiscono se parli napoletano. Abbiamo appena trovato anche attaccati a un albero stroncato dei funghi, ci hanno detto. Abbiamo dei funghi stranissimi. E quelle liane che vedete lì, Gaetano le ha chiamate barbe di vecchio, che servono per accendere il fuoco nel caso vi trovaste da soli nella giungla. Ah, tra poco ci saranno le sabbie mobili, raga. Sandra, ho trovato un mille piedi. Ah, falso atletico. Bellissimo. Pensa quanto dovrebbe spendere in scarpe sto coso. Ormai Sandra li trova tutti. Lo scarabeo. Ah, mi piacciono i grattini. Abbiamo trovato anche la freccia degli indios. Un fiore. Ah, è un fiore? Sì, un'infiorescenza. Oh. In realtà. Come la margherita, proprio la margherita, non è un fiore. Bene, bocciato in botanica, Sasha. E voi non vedete, ma siamo in mezzo a completo fango. Aiuto, Sandra. Cosa c'è? Cosa hai preso? Una farfalla con le ali trasparenti. Non si è fatta in tempo a vederla. Sandra, guarda che c'è molla. Non ha fatto in tempo ad aprire le mani, che è volata via. Era una farfalla con le ali trasparenti. Cioè, vedete che non ci sta un percorso. Aiuto. Meno male che non abbiamo beccato serpenti. È una situazione che non riesco a spiegarvi, ve lo giuro. Ho tipo il cervello in multitasking che deve guardare, stare attento. Ho il corpo tipo in allarme. C'è un fungo che sembra un bicchiere da champagne. È velenoso. Velenoso? Ok, allora niente. Champagne corrotto. Abbiamo trovato la barba del vecchio, del nonno. Molto pagliosa, ecco perché prende fuoco facilmente. Siamo arrivati a qualcosa di molto interessante, non che il resto non lo sia stato. Le cose che vedete qua in basso sono fave di cacao. Qua è da dove si fa il cioccolato. Questo adesso ormai è marcio, ma se andiamo a vedere quello sull'albero, ci hanno appena detto che quello purtroppo ancora non è maturo, deve essere più rosso. Adesso è tempo di usare qualcosa per il quale abbiamo portato sulle spalle tutto questo peso. Eccole qua, le mie energy bar di Prozis. Un po' di potassio, magnesio e zuccheri. Vi ricordo che qualsiasi cosa vi serva la trovate sul sito che vi lascio in descrizione. Non solo per l'avventura, non solo per la palestra, non solo per l'abbinamento, non solo per casa, cioè veramente tutto. E ovviamente potete usare il codice sconto anima per un ulteriore sconto, ma già ne fanno tantissime. Grazie. A chi? Sempre la pianta delle arachidi qua, che si attaccano qua sotto e poi si staccano. Ma il frutto è dolce. Una passeggiata, mezza e fave di cacao, ortofrutta, animali pericolosi. Ah, ma le scimmie? Stavo dimenticando, le scimmie dove sono? Devo conservare i frutti. Ne prendo un altro. Abbiamo comunque ufficialmente finito la salita e stiamo scendendo. Questo vuol dire che abbiamo superato le 3 ore di escursione. Adesso ce ne mancano altre 3. Siamo arrivati dove dovremmo trovare le scimmie. Ci hanno detto di fare silenzio. Ci sono degli alberi altissimi qua. Guardate quanto è immenso questo albero. Non si capisce dalla telecamera, ma è veramente gigante.
chiamarle. That sound. The monkey? That sound is monkey. Fermi tutti, non siamo riusciti a vedere le scimmie nella giungla, ma il sasha del futuro, che in realtà ha appena finito l'escursione, ma adesso torniamo dal sasha del passato che non l'ho ancora finita, è andato a pranzo dove ci sono le scimmie. Ma queste sono cappuccino. Ehi, c'è la scimmietta. C'è la scimmiettina. Oh. Ah, no, no, no. Non è proprio il top vederla in gabbia, però qua ce l'hanno. Cosa c'è? Che mi vuoi dire una cosa in segreto? Un bacio. Se non troviamo le scimmie, sarò io la scimmia. Appenditi un secondo prima di lanciarti. Vabbè, mi sono fatto prestare il cheat. Wow. Vai, ora tocca a Gaetano. E anche le avventure di Tarzan le abbiamo passate. Bene, abbiamo l'ombra che sancisce la fine della giungla e si torna al sole. Che cazzo è qua? Oh, pazzesco. Dove? Cosa? Quelle fanno male. Quelle fanno malissimo, sono super velenose. Se la gioca col paesaggio che ho appena visto. È spaventosa, è peggio degli incubi sta cosa. Che faccia cattiva che c'ha. Ha detto Sandra che quella scolopendra è piccola in realtà. That insect bite me 3 times. And is velenoso? For the allergic people? Sì. Yes, it's lethal. But here in Venezuela have a 3 cases only when the people die. Beh, amichevole la scolopendra. Comunque voglio assolutamente sapere la vostra nei commenti su cosa vi è piaciuto di più, paesaggi compresi ovviamente, non solo animali. Ve l'ho detto che questa avventura in Venezuela è stato come rivivere una nuova vita. Ma veramente, sempre se riusciamo a arrivare vivi in fondo. Ma Sandra, c'è un percorso di chi? Perché ti vuoi buttare nel mezzo? Bisogna camminare come fa Sandra. Le braccia tirate su, sperando di mettere bene giù i piedi. Però, per arrivare qua, ne vale la pena. Pazzesco! Vedete, per vedere le cose belle bisogna soffrire. Questo per un sacco di situazioni nella vita. Non mi pungio. E con questo bellissimo paesaggio, Sandra mi ha detto che se ti morde una scolopendra, ti viene la febbre altissima. Ha detto che ha sentito freddo per un sacco di tempo. E la morsa dentro, mentre stava facendo campeggio in tenda. L'ho rappresentato bene prima come un incubo vero. Guarda quanto è grande Sandra e quanto è grande questo nido di termiti. È tipo legno. Pazzesco. Volevo solo sentire... Che sembra veramente legno. Oh, 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 c'è una termite. Siamo quasi arrivati. Ma ciao piccolo perrito. Si vedono le case, ce l'abbiamo fatta. Ho i piedi che si stanno sgretolando. Abbiamo superato tutti la missione. La pozione magica, sì. È il papillon con limone. E ora saliamo in macchina, ma siamo in 6. Ciao. Comoda? E vabbè, ci mancava pure il cavallo. Un saluto alle guide. E anche oggi è andata. Amici, quest'ultimo video del Venezuela può concludersi qua. È stata un'avventura incredibile. Non vorrei minimamente tornare a casa, ve lo giuro. Ma ci sono tantissime altre avventure e video che devo farvi vedere. Spero che questa avventura magica vi sia piaciuta. Come sempre, se volete ordinare anche voi, ci sta il link in descrizione. Le stesse avventure che ho fatto io qua su Isla Margarita, ci sta il link in descrizione. Potete usare anche il codice ANIMA per un ulteriore sconto, anche se i prezzi sono già bassissimi. Un bacio all'isola, un bacio a tutti voi, grazie per avermi seguito in questa avventura, ci becchiamo al prossimo video.